Salve, siamo qui al Teatro Licantropo dove abbiamo appena assistito alla rappresentazione dell'amore e dei segreti di Antonio Iavazzo, che è qui con noi. La storia si snoda all'interno di questa compagnia di Wicked, dove c'è Foial, il buffone, il principe di questi buffoni, al quale tutti gli attori cercano di carpire il segreto della grande arte. Le cose nuove che da fare, perché non è che potreste spiegarci quello che ci avevate promesso, ecco maestro, il segreto. Il segreto! Il segreto di arte! Il segreto dell'arte! Il segreto della grande arte! Il segreto della grande arte! Del genio, insomma! Del genio, insomma! Questo! Il segreto di arte! Oh! Volete la grande arte! Il triplo potere, già! Era la notte! Dopo tanto! Il genio dell'arte, il segreto per vivere in questa alcova al mondo. Ecco i miei allievi. Il segreto, il genio arriva. Assassinata, insomma, da un marito a cui è andato in sposa, lei non ama, e quindi, mangiare il corpo di questo nutrimento e cose, soltanto però insomma, inaspettatamente questo Gesù Cristo, insomma, post litteram, risorge, insomma, prima ancora che possa essere compiuto il passo ecoristico. Quale maleficio mi avete fatto? Aiuto! Aiutami! Dove mia figlia! Aiuto! Aiuto!
Morto? Il vecchio pazzo è schiattato. È schiattato! Onore! Onore! Onore a voi! Mirabili attori! Che con la vostra recita avete spezzato il petto di più scettico di come di atte, eh? Gioite, gioite! Gioite, ecco! Ecco il segreto! Nutritevi! L'intermezzo è finito. Dopo la recita. E la storia però si snuda, mi sembra, a brandelli, a tratti. Viene così masticata, sputata all'interno di quelle che sono, diciamo così, poche battute disseminate. Tu parli della storia. Sì, della storia, insomma, di questa trama e cose. E poi invece praticamente, come dire, viene narrata all'interno, insomma, di questo metateatro, questo teatro nel teatro. E niente, perché scegliere, insomma, questo modo di narrare? E soprattutto vorrei anche sapere, vorrei anche che tu ci parlassi, questo Michel de Gelderode, che è un pochettino, insomma, di questo buffone, insomma, perché di questo autore spagnolo, penso. Era fiammingo. È un pochettino, insomma, come ha incontrato, insomma, la drammaturgia. Hai colto vari punti. Sì. Allora, per quanto riguarda lo spettacolo, hai parlato proprio di una simbologia cristologica. In realtà il Folial è proprio Cristo. A un certo punto ci stanno tutti i passaggi, dall'annuncio macabro della morte e della risurrezione fatta attraverso il grottesco, c'è il bacio di Giuda. Il segreto non è altro che la capacità di passare di livello di vibrazione. Si parla di alchimia. L'alchimia non poteva essere e non può essere detta adesso, deve essere agita attraverso un segreto inconoscibile. I buffoni capiscono questo. In realtà qui l'alchimia non è per passare dal vile metallo all'oro, ma l'alchimia è intesa in una diversa qualità di coscienza. Questo è il segreto degli alchimisti. Tant'è vero che si dice che i veri alchimisti sono ancora tra di noi, non sono mai morti. Qualcuno forse c'è ancora, come Fulcanelli. Sono scostumati. Io non mi sarei mai aspettato che venivano a importunare. E poi, in fondo, a che ci serve segreto a noi? Sempre qualcosa segreto a buffoni e tittici, no? Certo. Noi che facciamo in cambio? Ti serviamo solo tutta vita? Serviamo mattina, pomeriggio, eppure sera, notte. Che cosa chiediamo in cambio? Piccolo, piccolo, piccolo partigiano di segreto. Invece no. Perché? Perché, come perché? Dice sempre maestro, bisogna avere pazienza! Non avere tanta pazienza. Tanta pazienza, il cuore qua che spatti da pazienza. Sempre pazienza, no? Sai che ti dico, maestro, io cambio da oggi! Non mi frega più di segreto! Ne a me andiamo fuori! Guarda che faccio come fuori! Guarda che faccio come fuori, calma! E non urlare, guarda! Buffoni! Buffoni! A noi non ci frega un cazzo di segreto! Questo è il segreto, non è né il segreto della potenza, della ricchezza, dell'amore, inteso in senso temporale, ma il segreto dell'immortalità, come conoscenza assoluta. Questa è la grande metafora di questo valore, che io ho incarnato nel Cristo. Ed è così, lui è il Cristo morto e risorto.
Basta! Cosa vogliono? Vogliono nutrirsi il corpo di Cristo proprio, infatti alla fine loro mangiano i brandelli di questo Cristo morto, perché hanno capito che soltanto nutrendosi possono avere questo segreto. Questo viene fatto, non può essere fatto secondo me secondo una storia, una narrazione lineare, deve fare assalti, si deve fare a brandelli, come hai detto tu, come deve essere fatto a brandelli il corpo di questo Cristo, questo nuovo Cristo. In realtà lui sa già fin dall'inizio qual è la sua sorte, infatti ci stanno vari punti Getsemani, li chiamo io, le confessioni, si deve passare necessariamente al metateatro, alla confessione, da qui il teatro, il microfono a vista, da qui il microfono che è una scelta registica, una cifra registica, in cui ci sono degli aparte, degli assoli, in cui lui si confessa al pubblico e dice io mi attendo questo, so che faranno questo, ma si abbandona, si affida a questo, ben sapendo che sul segreto vero finale i miseri buffoni non potranno mai accedere a questa verità ultima. E quindi si snoda attraverso questa storia che necessariamente passa dal grottesco alla commedia, che loro, i buffoni, hanno preparato per far rivivere in maniera definitiva, attraverso anche il potere della lingua, perché loro sono commedianti alla fine, passano attraverso anche una giocoleria che è piuttosto buffa, ma sono dei guitti, assolutamente non sono né finiti circensi né ottimi commedianti, si arrangiano assolutamente. E la commedia nella commedia, i buffoni che muoiono qui non sono i buffoni che hanno ucciso Veneranda, perché lui parla della lettera in cui Re Filippo dice di aver visto morire Veneranda realmente, ma i buffoni qui, uno può dire, ma che c'entrano rispetto alla morte della figlia? Lui parla dei buffoni come tipologia in assoluto, come topos, di un'umanità che è dedita all'inganno, al malinteso, al sotterfugio. Andavo malagna e le cose, di roba quasi, ma che niente con quattro soldi. Il belle buono resuscita era morto, gli era surdo, giocato, muto, io era zoppo. Io ero soldato romano che su Gaiatone, dico non so degno che tu trasi, fammi sto miracolo. Io me la vai in mano perché ho fatto un ero mio, da sinagoga. Era un messia. Ivo una bella vuolere, me numero di tutto deserto. Ivo fa da iaca, fa balla e annanzo re di coscia aperta. I reverenaro contressi, faceva mammani, riceve palle a rubami. Faceva vito un coppo il banale. Poi è un'altra cosa che mi ha colpito, il monologo a tre all'inizio della commedia. Dove ognuno di loro. Quale? Il crucifixus. Sì, dove ognuno di loro dice, confessa, narra, non si sa insomma in che modo, insomma che rapporto sono con la follia. Ognuno di loro dice praticamente di essere stato il Cristo, di essere stato Giuda, di essere stato il soldato romano. Quindi insomma questa, in effetti questa possibilità che l'attore racchiude nel suo corpo, nella sua anima, di poter essere tutto il contrario di tutto, ma al tempo stesso poi di dimenticare il tutto, insomma, cioè alla fine insomma, non so più se questo è stato vero, è stato reale, quindi poi alla fine l'ho dimenticato, alla fine però insomma è passata l'acqua. Sì. Dio Madre Santa, vivi e stima da piezze pari, gli raggiungere basta, tante sono mappe pari, in anni nella punta nera, forte su un essere in tanto vita, vinta nel pazzesco, una mappa del rincorrito. Via no!
Don Pitti, ha già sempre fatto la guerra santa. Il Lambra Ghibi, col padrone, ha già sempre comandato in una minoranza etnica e va a scopare i prolori. E non valesti mesi, ma gli uve l'occhio era una bomba. Viera, tu non sai se ne parla a me. Tu non sai se è un po' la storia dell'umanità, che passa attraverso le piccole storie quotidiane, è tutta la storia dell'umanità. Noi abbiamo dentro di noi, come si dice anche, abbiamo il potere di essere tutto, nel monologo finale, nel grande partecipato commosso invito alla vita di Folia al Risorto, abbiamo dentro di noi tutto, il bene e il male, è tempo che il bene e il male si fondano. E poi volevo che ci parlassi di Michel de Calderone. Michel de Calderone è un autore poco conosciuto, sì, ma è un grande autore, mm-hmm, anche liricamente parlando. È rimasto poco del testo originale, perché il testo originale, La scuola dei buffoni, è assolutamente scomparso qua. C'è un adattamento, è rimasto l'atmosfera, la capacità di essere lirico, oscuro, cupo, è anche tragico nel grottesco, assolutamente. Questo è stato un testo che tu hai ricostruito attraverso Shakespeare, c'è anche Shakespeare attraverso Calderon della Barca, la vita praticamente attraverso tutto un, diciamo così, un armamentario del teatro barocco, esatto. No? Ma anche la lezione che Folial dà a Galgut è un riferimento anche al teatro contemporaneo, certo, a Carmelo Bene, a Leo De Bernardinis, che sono i miei riferimenti, no? Certo. Ma lo si fa in maniera grottesca, chiaramente, senza essere pedanti e pesanti. Sì, vabbè, interessante, insomma, questo recupero che il teatro contemporaneo ha fatto e fa della commedia dell'arte. Sì, infatti gli accenni alla commedia dell'arte, loro sono proprio dei commedianti. Di questo stato, diciamo così, come dire, magmatico, caotico, prima ancora... È il caos, ha usato una parola che amo molto, il caos. Prima ancora, insomma, che praticamente che autori come Molière, come Shakespeare, come Calderon della Barca, li hanno praticamente, come dire, hanno messi su carta. Organicamente. Esatto, nero su bianco. In realtà, Michel de Calderon, ritornando a Michel de Calderon, era considerato un autore maledetto. Maledetto, si può anche intuire perché... E forse, quasi sicuramente, era un alchimista, forse ci sta ascoltando, perché forse è uno di quelli che non se n'è mai andato. In realtà lì era molto avanti, anche nella scrittura, proprio nella scrittura, ma le denunce che lui faceva sono attualissime. Quando si parla di potenti, dame, regine, miserabili, la misura, il tempo giusto, il segreto, sta parlando di oggi, assolutamente, il potere marcio. Vabbè, sì, insomma, quindi è assolutamente molto attuale. Vabbè, ringraziamo allora Antonio Iavazzo, Antonio Iavazzo, dell'Amore e dei Segreti. È possibile vederlo al Teatro di Canto fino all'8 maggio. Fino all'8 maggio, sì. E poi ovviamente avrà una... Sì, questo è il debutto in anteprima nazionale. Poi dove vi sposterete? Adesso l'abbiamo presentato, sì, in qualche festival sicuramente, se siamo ancora in tempo per il festival, per i festival. Va bene. Ok, grazie. Ciao Antonio. Ciao.